Don Carlo, buongiorno. Buongiorno Sergio. Siamo nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, oggi si festeggia questa ricorrenza così importante per la nostra città, ma c'è anche un altro importantissimo momento, che è quello della presenza per 3 giorni di San Costabile. Come siete riusciti ad incastonare, diciamo, questa coincidenza? Sì, ma in realtà già l'anno scorso doveva realizzarsi questo incontro fra San Costabile e Santi Pietro e Paolo in vista della celebrazione del 40° anniversario della proclamazione di San Costabile come patrono secondario della diocesi di Vallo, che si celebrerà l'anno scorso. Don Roberto, che è stato mio predecessore in questa parrocchia e attualmente parroco a Castellabate e Santa Maria, insieme con il comitato di San Costabile, avevano elaborato questo percorso di avvicinamento a questo 40°. L'anno scorso non si è potuto realizzare per ovvi motivi, e quest'anno, anche se con le restrizioni ancora in vigore, siamo riusciti a realizzare quanto già vagheggiato per lo scorso anno. Quindi ieri abbiamo accolto l'immagine di San Costabile, scortata dalla Polizia Municipale di Castellabate con una folta rappresentanza dei portatori, e abbiamo celebrato qui nella Chiesa Madre i solenni primi vespri dei Santi Pietro e Paolo. Quest'oggi, questa mattina, ci siamo dedicati alle diverse celebrazioni per dare possibilità a tutti i fedeli ascoltare la parola di Dio e partecipare al banchetto eucaristico, e questa sera ci sarà il momento forte della giornata, con la celebrazione al castello presieduta dall'abate di Montevergine, Don Riccardo Guaria, che è originario di Castellabate, che vive quindi la spiritualità benedettina propria di San Costabile. Quindi le 3 immagini verranno traslate in forma privata al castello, lì ci sarà la celebrazione, e poi al termine i saluti istituzionali. E domani sera, poi alle 19, la celebrazione conclusiva di questi 3 giorni, in cui saluteremo l'immagine di San Costabile, che farà ritorno nella sua chiesa. Momento bello che ci permette di riscoprire anche i vincoli che ci legano alla vicina comunità religiosa e civile di Castellabate. Ecco, Don Carlo, ancora una volta senza la processione, per l'emergenza naturalmente, per le disposizioni. Sì. Ma quanto durerà ancora questa restrizione? Mi hai fatto la cosiddetta domanda da 100 milioni. Purtroppo non è una cosa che noi possiamo prevedere, sono accordi che devono essere presi a livello molto più alto tra i vescovi, il governo e i presidenti delle regioni. Ci auguriamo che almeno l'anno prossimo si possa riprendere a fare le processioni così come nella nostra tradizione. Le chiavi di San Pietro e la parola di San Paolo sono oggi, diciamo, 2 roccaforti dell'intellettualità cristiana. Sì, certamente i 2 apostoli rappresentano 2 aspetti fondamentali della vita della Chiesa cattolica. Da un lato Pietro, che è colui che sorprendente all'unità dei credenti, ce lo ricordava già un vescovo del secondo secolo, Sant'Ignazio di Antioca, che definiva la Chiesa di Roma proprio come la Chiesa che presiede nella carità, quindi l'unità della carità dei credenti, e dall'altro Paolo invece, che è il grande evangelizzatore. E quindi le 2 figure in qualche modo rappresentano 2 aspetti complementari della vita di ogni cristiano cattolico: riconoscersi parte di una comunità che è la Chiesa, che però è una comunità aperta che porta al mondo il messaggio del Vangelo. E queste 2 figure oggi, in questa emergenza, in questo momento di grande difficoltà, come vengono incastonate secondo lei? Ma sicuramente la vicenda umana e di fede di San Pietro e di San Paolo ci aiutano molto a leggere diversamente questo tempo, che potrebbe essere
come dice spesso Papa Francesco, un tempo sprecato, invece è un tempo in cui dobbiamo recuperare la capacità di leggere la realtà come un'occasione propizia anche quando ci sembra avversa. Le vicende, dicevo, di San Pietro, di San Paolo, in qualche modo ce lo dicono. San Pietro ha subito il martirio per crocifissione, San Paolo attraverso la decapitazione, ma prima di questo hanno dovuto affrontare diverse traversie, ma in tutte queste sono stati sorretti dalla loro fede incrollabile in Gesù. È questo che viene chiesto anche a noi oggi. Per chiudere, un messaggio agli agropolesi qui dal centro storico, dalla Chiesa Madre. Il messaggio è questo, che San Pietro e San Paolo sono punti di riferimento per gli uomini di fede, ma il loro patrocinio sulla città di Agropoli è anche un segno di identità che dobbiamo un po' di più riscoprire. Forse nel corso degli anni, dei decenni, si è persa questo senso di appartenenza. Il patrocinio dei Santi Pietro e Paolo, quindi la loro festa patronale, ci invita a riscoprirci parte di una comunità che ha una storia, una tradizione, intessuta sì di sentimenti religiosi, ma anche di grandi valori che da questi sentimenti religiosi sono sgorgati. Grazie. Grazie a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ci sediamo. Reverendissimo Padre Abate, accogliamo con gioia grande e la ringraziamo per aver accettato l'invito a presiedere questa celebrazione eucaristica in occasione della visita ad Agropoli delle immagini di San Costabile durante la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni della nostra città. La sua presenza in mezzo a noi ha più di un motivo d'essere. Lei, come San Costabile, figlio della terra cilentana quanto a origine geografica, è figlio di San Benedetto quanto ad appartenenza alla vita religiosa. Padre dei monaci delle venerandi abbazie di Montevergine e di San Pietro in Assisi. Quindi non pochi i legami con il santo del Tresino. La spiritualità benedettina, inoltre, in virtù del particolare legame dell'ordine con la sede apostolica, ha sempre promosso e diffuso la devozione verso i principi degli apostoli, come dimostra la cura che fin dal secolo VIII i figli di San Benedetto prestano alla Basilica di San Paolo fuori le mura, e le tante chiese e abbazie posto sotto il loro patrocinio, come la celebre abbazia di Cluny, vero faro di spiritualità e cultura per tutto il Medioevo, anch'essa donata ai Santi Pietro e Paolo dal suo fondatore, il Duca Guglielmo d'Aquitania. Ringraziamo Padre Abate perché ci dà la possibilità di rievocare la straordinaria ricchezza di un patrimonio spirituale
che rischia di essere ignorato ai più. Un sentito ringraziamento va a Don Roberto Guida e insieme a lui a tutti i sacerdoti che in questi giorni hanno presieduto le celebrazioni. Don Roberto è stato ideatore e promotore di questa visita di San Costabile alla nostra città. Insieme a lui ringrazio e saluto i portatori e il comitato di San Costabile, l'amministrazione e la polizia municipale di Castellabate. Nelle scorse settimane anche Don Pasquale, con una rappresentanza delle parrocchie di Sant'Antonio e Santa Rosa in Lago ed Alano, ha fatto avvertire la sua presenza. Ringrazio tutte le autorità civili e militari qui presenti, il sindaco della nostra città, che al termine della celebrazione compirà il gesto di consegna delle chiavi della città ai santi patroni, tutta l'amministrazione, la polizia municipale, gli ufficiali della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco. Un saluto e un ringraziamento anche al sindaco di Capaccio, l'avvocato Alfieri. Per la loro collaborazione preziosa ringrazio il comitato, il coro, il gruppo dei portatori, la Proloco, i ragazzi del servizio civile, il personale di Agropoli Servizi e tutti coloro che a diverso titolo hanno fornito il proprio contributo alla realizzazione degli eventi di questi giorni. Ringrazio Cilento Channel e i diversi organi di stampa che hanno voluto dare spazio e risalto mediatico alle celebrazioni. Prima di concludere questo mio saluto, permettetemi di rammentarci quanto ieri ha affermato Papa Francesco dinanzi alla delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Diceva il Romano Pontefice: quest'anno festeggeremo i Santi Pietro e Paolo, mentre il mondo sta ancora lottando per uscire dalla drammatica crisi causata dalla pandemia. Questo flagello è stato un banco di prova che ha investito tutti e tutto. Più grave di questa crisi, che osava il Papa, c'è solo la possibilità di sprecarla senza apprendere la lezione che questa ci consegna. I Santi Apostoli e San Costabile ci concedano di giungere allora a quell'auspicata sapienza del cuore che attraverso l'umiltà e una indefettibile speranza ci guida a guardare con gratitudine a ciò che ci sarà, a ciò che ci è stato consegnato, perché sappiamo custodirlo e farlo fruttificare nel rispetto della natura propria di tutte le cose, proprio come fecero gli antichi monaci che all'indomani del crollo dell'impero fecero rifiorire una nuova cultura europea. Buona celebrazione a tutti. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte attraverso l'esempio di questi santi principi della Chiesa, insieme a San Costabile, cerchiamo anche noi di morire al peccato per risorgere alla vita nuova, e lo facciamo attraverso la contrizione del nostro cuore, cercando di essere più simili e mettendoci sempre più in cammino con i nostri fratelli che ora godono della beatitudine celeste.
possiamo fare una battuta con l'eccellenza, Sua Eccellenza? La battuta, Sua Eccellenza, possiamo fare una battuta? Eccellenza, benvenuto ad Agropoli. Non ho capito, che cosa devo fare? Se può fare una battuta, un saluto alla cittadinanza. Ma lei che cos'è? Agropoli News. Ah, saluto a tutta la comunità di Agropoli, in modo particolare la parrocchia di San Pietro e Paolo, che stasera, in occasione proprio della comunità, mi hanno voluto presiedere questa Eucaristia. Insieme ai Santi Pietro e Paolo abbiamo il nostro San Costante, da cui provengo. Insieme possono illuminarci nel cammino di questa vita e a loro affidiamo tutta la nostra eredità. Grazie Eccellenza. Un primo piano, alla sirena. Ciao Sergio. Ciao. La cosa più noiosa della mia vita. Nel tunnel centrale, Noi aspettiamo. Enrico. Oh, va, vieni ancora, vieni. Vai, abbasso, vai. Basta una spalla, spalla. Altro poco, altro poco. Basta un po'. Così, mandare, così, mandare. Mandarino, mandarino. Era giovane quando è morto. Nicola, occhio qua. Thank you.
santi passano qua, ragazzi. Fermatevi qua. Ciao.